organizzata dall'Università della Terza Età di Trani presso la Scuola Media Baldassarre si è svolta, sold out la lavagna dell'Istituto, la conferenza del professor Rocco Bennea, puntuale e appassionato studioso della storia locale. Sull'onda dell'incontro tenutosi in biblioteca lo scorso 15 maggio, focalizzata sul periodo aureo tranese grazie alla dominazione bizantina, la conferenza tenuta dal professor Bennea lo scorso 1 giugno è stata centrata sulla grande finestra basilare e sul fastidio del transetto della cattedrale. È stato un percorso ricco di curiosità storiche, la scoperta di orditi e rifiniture architettoniche e soprattutto di una figura poco nota e più, quella del protomagistro, che delle costruzioni medievali fu fondamentale perché in lui confluivano il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico murario, ma anche quella del fine decoratore. Delle grandi cattedrali che si costruivano proprio nel periodo compreso fra l'undicesimo anno 1000 e tredicesimo secolo. Conoscendo il professor Rocco Bennea e la sua grande passione, siamo convinti che i suoi approfondimenti non finiscono qui, augurandoci che questi suoi studi possano confluire, chissà, in un organico lavoro editoriale. Lo speriamo davvero.